La nostra storia è piena di domande senza risposta. Incidenti senza spiegazioni, catastrofi senza responsabili, tragedie senza mandanti. Su molti misteri italiani hanno fatto luce le inchieste di giornalisti stranieri, ma nel nostro paese è calato il silenzio, lasciando un buco nero nella memoria collettiva. Certi personaggi che andavano in giro tranquillamente per questo paese. Io chiedo perché e voglio l'intervento della Corte di Giustizia Europea, perché questo sfascio è stato voluto. Questo è l'unico polmone verde di tutta l'area nord-est di Napoli, che comprende 250.000 abitanti. È una follia mettere della spazzatura in questa zona, che è l'unica riserva, ripeto, naturale. È già un ente parco regionale delle colline istituito ed è l'unico polmone verde di tutta l'area nord di Napoli. Se questo vi sembra un paese normale, io veramente sono allibito da questo tipo di iniziative. Com'è possibile che un posto destinato a ricevere immondizia possa essere secretato e possa essere militarizzato? Veramente mi sembra, non lo so, sembra che io stia sognando, ma purtroppo è la triste realtà. No.
quante cose che vanno dette si potrebbero raccontare dentro i cassetti di tutti quelli che lo potrebbero fare. Certi nascondono i fatti perché dispiacciono all'editore, altri ritengono che certe cose non si dovrebbero dire. Chi cercherà le domande in tutto questo rumore, indovinando la verità chiusa nell'anfora di Pandora? Chi cercherà le domande in tutto questo rumore, indovinando la verità chiusa nell'anfora di Pandora? Hey! Noi vogliamo fare un'informazione e una comunicazione indipendente. Questo significa che non avremo padroni. Non dobbiamo essere in nessun caso dipendenti dai poteri politici, economici e anche informativi che hanno nelle loro mani tutta questa immensa macchina. Per fare questo non possiamo essere soltanto un gruppo di produttori della comunicazione, di professionisti. Noi abbiamo bisogno di voi, in tutti i sensi. Pandora è uno spazio di informazione indipendente che andrà in onda sul satellite, su reti regionali di tutta Italia e sul web. Pandora sarà un programma televisivo settimanale di circa 90 minuti. L'obiettivo è affiancargli presto un notiziario giornaliero sul sito e sul satellite. Pandora è il punto di partenza e di arrivo di una rete di redazioni che collegano lo studio con l'Italia e con molti angoli del mondo. Pandora non è il megafono di qualcuno o per qualcuno. Pandora vuole dare voce a chi non ce l'ha. Pandora, la scatola aperta. www.pandoratv.it.